Educa 2 propone anche apprendimento innovativo. Quali sono questi approcci innovativi che sono inclusi nel progetto? Il primo è il gioco didattico. Avete visto, siamo partiti dal gioco didattico e anche i bambini, insomma, l'hanno preso bene, no? Avete visto le loro riflessioni sul gioco didattico. Però il gioco stesso non è l'elemento che incoraggia il processo di acquisizione della lingua, ma sono le possibilità di interagire in una lingua e noi abbiamo proposto proprio il gioco della lingua in un ambiente in contatto con condizioni relazionali, spaziali e temporali, no? Così che i bambini potevano meglio imparare la lingua. Dopo il secondo punto di vista, abbiamo considerato anche l'ambiente, lo spazio fisico di apprendimento, che era incoraggiante. Siamo stati fuori, no? Siamo stati all'aperto, abbiamo proposto attività all'aperto, abbiamo proposto attività dove potevano relazionare fra di loro gli studenti, no? E insomma, l'ambiente all'aperto è quello che stimola le multiple intelligenze. Dicono anche che l'ambiente positivo, no, agisce come un terzo insegnante o educatore o anche come quaderno lavorativo tridimensionale. Perché è importante lo spazio e che cosa consente un ambiente così? Pianificazione diversa. Questo ve l'hanno raccontato gli insegnanti. Hanno pianificato in un modo diverso, in coppia. Argomenti individuali, un project work, no? Insomma, non era ex cattedra, non erano seduti in classe, quello che hanno dopo anche esposto, no, i ragazzi. Un apprendimento multisensoriale, no? Cioè anche l'udito, anche il gusto, diciamo, anche la merenda fa la propria parte, no? Dopo il modello VACOC lo conoscete tutti probabilmente, no? Visuale, olfattori, gustatori e così via. Dopo, l'ambiente offre anche un apprendimento transdisciplinare. Qui abbiamo collegato le varie attività culturali. Il nostro obiettivo non era tanto, diciamo, imparare la lingua, quanto proporre proprio questo intreccio di attività curriculari. E vedete che ci siamo riusciti, dalla geografia, alla storia, alle scienze, no? La lingua non era in primo piano qua. E anche includendo la nuova tecnologia, no? Educa 2 è stato anche un apprendimento esperienziale attivo, che ha consentito la ricerca e lo sviluppo del pensiero tramite la propria attività. Quello che è la cosa più importante è anche l'interazione con i coetanei, no? Si è sviluppato un rapporto molto intenso tra i ragazzi, alcuni sono ancora collegati tutt'oggi, no? E in più, i ragazzi lavorando insieme hanno un modo di pensare simile, no? Che è diverso da quello del modo di pensare degli adulti. E la persona adulta deve sfruttare questa fase di sviluppo, questa fase di rapporto. E noi diciamo che in Educa ci siamo riusciti, no? Insomma, abbiamo fatto le radici per poter adesso sviluppare qualcosa in avanti. Siamo partiti dai 8 principi della pedagogia esperienziale: integrità e inclusione di esperienze fisiche, mentali e spirituali, attitudine all'azione e movimento nell'ambiente, orientamento verso il gruppo, no? Qua c'era il lavoro di gruppo, difatti, forse
forse tra i più grandi c'era ancora più, diciamo, questo spirito, no? Si doveva fare ancora più questo spirito di gruppo, perché essendo più, diciamo, essendo più non essendo più tanto piccoli, no? Avevano bisogno di più contatto, no? La co-decisione, co-creazione, nuove possibilità di relazioni, stabilendo nuove relazioni, anche adulto-studente. Dico adulto perché non sempre erano solo i maestri, i professori, no? Avete visto che abbiamo incluso anche gente dal territorio. E si creava un'altra relazione, no? Tra l'adulto e lo studente. Anche noi come insegnanti ci hanno visto in un modo diverso, no? Orientamento verso i bisogni dei giovani. Qua diciamo che sono stati molto attenti. I ragazzi, per esempio, quando avevamo il primo aggiornamento, i ragazzi di Capodistria hanno spiegato che hanno mostrato anche delle cose agli altri ragazzi, che per esempio dove vanno durante il weekend, dove si divertono, no? Parlavano anche di argomenti che sono loro proprio. Orientamento verso la natura, che era anche uno scopo del progetto, e l'allontanamento dalla vita quotidiana, dalla vita di tutti i giorni, perché non tutti i giorni abbiamo la possibilità di incontrare gente diversa, lavorare con persone diverse, e che hanno spiegato bene già le maestre.